Autostrade offre al governo tariffe più basse, alza l'offerta da 3 a 3,4 miliardi. Questo è il contenuto della nuova proposta inviata ad ASPI per trovare un accordo e scongiurare la revoca della concessione. Confermati 14,5 miliardi di investimenti sulla rete, la disponibilità a scendere sotto il 51%, ma i 5 Stelle resistono, non basta, fanno sapere fonti del Movimento. E sulla proroga dello stato d'emergenza, la Presidente del Senato Casellati attacca, così le Camere sono invisibili, e chiede un voto in aula martedì prossimo. In serata a Palazzo Chigi è costretto a precisare il 14 luglio in aula sarà illustrato il DPCM per rinnovare le norme in scadenza, mentre per l'estensione dello stato d'emergenza dovrà prima esserci una delibera del Consiglio dei Ministri. Conte, sfida insidiosa, ma ora siamo più preparati. In Italia i contagi tornano a calare, ma nel mondo si registra il nuovo record. Venerdì scorso è stato il giorno più nero dall'inizio della pandemia, con 228.000 casi accertati. Contagi più che raddoppiati nelle ultime 6 settimane, fa sapere l'OMS. Solo un'azione aggressiva può invertire la rotta. Nuovo record giornaliero anche negli Stati Uniti, con il presidente Donald Trump che per la prima volta indossa in pubblico la mascherina. Pareggio spettacolare tra Juventus e Atalanta. I bianconeri evitano la sconfitta in extremis, riacciuffando 2 volte i bergamaschi grazie a 2 rigori di Ronaldo. La squadra di Sarri sale così a +8 sulla Lazio, la 3ª sconfitta consecutiva. Oggi il Gran Premio in Austria con un Super Hamilton in pole position, male invece le Ferrari. Sono le 7.30, buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. Dunque, in primo piano c'è la vicenda ASPI, perché in queste ore è stata formalizzata la proposta della società controllata da Autostrade per scongiurare così la revoca delle concessioni. La proposta dovrà essere esaminata dal governo nel prossimo Consiglio dei Ministri, mentre una parte del Movimento 5 Stelle ha però già fatto sapere che non la considera sufficiente. Facciamo il punto. Dopo l'ultimatum del premier Giuseppe Conte, ieri i 2 consigli di amministrazione, prima di Autostrade per l'Italia, poi di Atlantia, hanno messo a punto la nuova proposta di ASPI per mantenere la concessione sull'intera rete nazionale. Il documento è ora sul tavolo del governo, che dovrà esaminarne i contenuti. Secondo le prime indiscrezioni, salirebbe da 3 a 3 miliardi e 400 milioni la somma che ASPI metterebbe sul piatto per firmare l'armistizio e risarcire così le famiglie delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi di Genova, avvenuto il 14 agosto di 2 anni fa. Sarebbero previsti 7 miliardi per le manutenzioni e 13 miliardi e 200 milioni per investimenti sulla rete autostradale, la riduzione dei pedaggi per tutto il periodo della concessione, in base al sistema regolatorio dell'autorità dei trasporti, e l'apertura a nuovi soci. Resta da definire l'eventuale modifica del decreto mille proroghe, che ha ridotto da 23 a 7 miliardi il risarcimento dovuto dallo Stato all'azienda in caso di revoca anticipata della concessione, revoca che darebbe il via a una lunga battaglia legale. Ora la palla passa ufficialmente alle istituzioni competenti, ai ministeri, cioè delle infrastrutture e dell'economia, oltre che al Consiglio dei Ministri, che, salvo intoppi dell'ultima ora, dopodomani, martedì 14 luglio, dovrebbe decidere in modo definitivo sulla revoca o meno della concessione. Fonti del governo, però, non escludono uno slittamento a mercoledì o giovedì. A un primo esame, non meglio precisate, fonti del Movimento 5 Stelle fanno sapere di considerare la proposta di ASPI non sufficiente. Per loro l'elemento dirimente sembra essere l'esclusione della famiglia Benetton, che tramite la holding Atlantia possiede l'88% del capitale di ASPI, ma si dice pronta a scendere sotto il 50%. In quest'ultimo caso, a scendere in campo per l'inevitabile ricapitalizzazione potrebbero essere Cassa Depositi e Prestiti e F2I. Il maggior gestore nazionale indipendente di fondi infrastrutturali. Almeno 3 miliardi necessari per dare una boccata di ossigeno all'azienda che, dopo l'adozione della norma del mille proroghe, ha subito un crollo di valore col conseguente declassamento dei titoli e l'aumento del costo dei finanziamenti. E sul tavolo del Consiglio dei Ministri ci sarà anche la possibile proroga dello stato di emergenza dovuto alla pandemia. Nulla è stato ancora deciso, ha fatto sapere il Premier, che una volta riunito il governo riferirà poi in Parlamento. Critiche però sono arrivate dalla Presidente del Senato Casellati. In Parlamento ha detto: siamo ormai gli invisibili della Costituzione.
Martedì il Parlamento inizierà l'esame non della richiesta di proroga dello stato di emergenza a causa coronavirus, che il Premier ha ipotizzato di estendere fino al 31 dicembre 2020 e che tante polemiche sta provocando anche all'interno della maggioranza, ma deputati e senatori dovranno esprimersi sulla proroga di un altro DPCM che regola le misure anti-Covid in scadenza il 14 luglio. Sarà il ministro della Salute Speranza ad illustrare il decreto. Sull'iniziativa del Premier, invece, di estendere alla fine dell'anno i propri poteri speciali in materia antipandemia per essere pronto a fronteggiare un'altra eventuale ondata di contagio con DPCM, Palazzo Chigi informa che sarà il Consiglio dei Ministri a decidere e che subito dopo Giuseppe Conte riferirà al Parlamento. Una procedura che vuole essere una risposta a chi aveva visto nella proposta del Premier un nuovo rischio di scavalcamento delle Camere di fronte alla decretazione di urgenza anti-Covid-19. Il presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, infatti aveva denunciato: «In Parlamento siamo ormai gli invisibili della Costituzione». A queste parole si erano unite le proteste del centrodestra e la richiesta di un confronto parlamentare anche da parte del Partito Democratico e di Italia Viva. Anche se Nicola Zingaretti ora chiarisce che con Palazzo Chigi non ci sono dissidi, il PD è pronto a sostenere qualsiasi scelta del governo utile a contenere la pandemia. Chi nel mondo non lo ha fatto, dice il leader Dem, sta pagando un prezzo drammatico. Le parole del presidente della Regione Lazio sono indirizzate anche al capogruppo di Forza Italia alla Camera, Gelmini, che si era rivolta proprio al PD e a Italia Viva per fare muro insieme contro la richiesta di proroga. I renziani comunque continuano ad essere perplessi sull'estensione dello stato d'emergenza. Dall'opposizione Fratelli d'Italia e Lega restano nettamente contrari. Non serve, avverte Salvini, c'è bisogno invece di lavoro, di libertà, di salute e di sicurezza. E allora vediamo proprio come sta andando il Covid in Italia. Sono in costante e lieve calo sia i contagi che i decessi. Facciamo il punto nel servizio. Frena la risalita dei contagi. L'ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato all'11 luglio, segna 188 nuovi casi. Il giorno prima erano stati 276. Scendono anche i decessi, 7 nelle ultime 24 ore, e i ricoveri ordinari, 18 in meno, 826 in tutto. A fronte di 2 posti in più nelle terapie intensive occupate, 67 in tutto. Massima attenzione resta sul monitoraggio dei focolai, l'ultimo ancora una volta a Bologna e ancora una volta nel settore della logistica. Dopo il caso della Bartolini, anche l'azienda locale di spedizioni TNT viene attaccata dal Covid. 29 casi accertati, di cui 3 asintomatici, tutti nei magazzini del polo che, su indicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica, è stato chiuso per essere sanificato. La regione più colpita resta la Lombardia, con 67 nuovi casi, il 35% del totale nazionale, con la provincia di Milano che è passata da 17 a 26 casi. In regione da ieri c'è il via libera alla pratica dello sport di contatto. Il calcetto si potrà giocare, però solo in assenza di sintomi, febbre, tosse e difficoltà respiratoria e dopo aver misurato la temperatura. Si torna anche a ballare in discoteca, ma solo all'aperto, mentre domani inizierà un'altra settimana delicata per il governatore Fontana, alle prese, pur non da indagato al momento, con l'indagine sulla vicenda della fornitura dei camici e chiamato in causa dal Comitato per le Vittime del Covid, che proprio domani invierà una lettera alla Presidente dell'Unione Europea, von der Leyen, affinché vigili sulle inchieste in regione per verificare se ipotizzabile il reato di crimine contro l'umanità dopo i tanti morti da Covid-19 e la mancata zona rossa in Valseriana. E allora questo è il punto della situazione in Italia. Vediamo come sta andando però nel resto del mondo. Gli Stati Uniti hanno fatto registrare un nuovo record di contagi e il presidente Donald Trump per la prima volta si è mostrato in pubblico indossando la mascherina. Vediamo. Con la mascherina in pubblico fino adesso non si era mai visto, ma alla fine anche lui ha ceduto. Donald Trump l'ha indossata durante la visita al Walter Reed National Military Medical Center nel Maryland. Fino adesso si era sempre rifiutato. Solo una volta l'aveva messa, visitando uno stabilimento che produce però forniture mediche nel Michigan. Negli Stati Uniti, come continua a ripetere il virologo Anthony Fauci, la situazione è destinata a peggiorare. Ieri, secondo il conteggio della Johns Hopkins University, è stato raggiunto un nuovo record giornaliero di contagi, 66.528 nuovi casi, mai così tanti in 24 ore.
Gli Stati Uniti restano il paese più colpito, ma restano gravi le situazioni in alcuni paesi dell'America Latina, Brasile in testa, e poi Perù e Cile. Allarmata l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il contagio sta accelerando e solo un'azione aggressiva può invertire la rotta. Venerdì 10 luglio è stato il giorno più nero dall'inizio della pandemia, con 228.000 casi. I paesi più colpiti in queste ore sono quelli che hanno meno risorse sanitarie e solo chi è più ricco può accedere alle cure delle strutture private, come in Pakistan. Sempre grave la situazione in India. In Europa resta teso il clima in Serbia, dove ci sono state nuove manifestazioni contro il governo Vucic, accusato di aver mal gestito l'emergenza Covid. Questa volta le proteste sono state pacifiche, senza gli scontri e gli incidenti dei giorni scorsi, ma si stanno svolgendo in una fase di forte ripresa dei contagi, con strutture sanitarie di nuovo sotto pressione. Se non arriveranno gli aiuti, i manifestanti minacciano di scendere in piazza ogni settimana. Proteste anche in Israele. Almeno 30.000 persone hanno manifestato a Tel Aviv per chiedere più aiuti economici al governo durante la crisi causata dalla pandemia, ormai arrivata ad una seconda ondata anche peggiore della prima. In piazza lavoratori per lo più autonomi e legati al settore del turismo. E allora cambiamo argomento adesso, parliamo di economia, di recovery fund, perché quella che si apre da domani è una settimana importante in vista del Consiglio europeo. Il commissario europeo Gentiloni ha fatto sapere che l'Europa ha bisogno di questo piano velocemente, quindi ha sollecitato che ci sia un accordo quanto prima possibile. Anche sulla vicenda è intervenuto il ministro degli affari europei Amendola, sta facendo pressione questo sui cosiddetti paesi frugali, lo sapete l'altro giorno. Il Premier Conte è andato in Olanda, dove ha incontrato il suo omologo. E proprio Conte però rinnova la piena fiducia nell'operato della cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha iniziato da qualche giorno la guida della presidenza del semestre europeo. Vediamo. Settimana decisiva per le trattative sul Recovery Fund. Ieri pressing di Paolo Gentiloni tramite l'intervista al giornale tedesco Welt. Il commissario europeo esprime grande fiducia sull'operato della cancelliera Angela Merkel. Con lei alla guida possiamo raggiungere un accordo entro la fine di questo mese, dice Gentiloni. Ma aggiunge, il tempo stringe, facciamo appello a tutti i paesi partner di andare alle trattative disposti al compromesso. L'Europa ha bisogno di questo piano velocemente. Per Gentiloni, se non si agisce in tempi stretti, la recessione del Covid potrebbe lacerare l'eurozona. Giuseppe Conte, di ritorno dal suo tour europeo, punta tutto sulla cancelliera tedesca. Ho fiducia nella responsabilità e nel coraggio di Angela Merkel, dice il Premier. So che lei vive molto questa dimensione politica del negoziato. Lei comprende che questo è un appuntamento con la storia. A questo appuntamento il Parlamento europeo ha saputo rispondere, la Commissione europea ha saputo rispondere e la Banca europea ha saputo rispondere. Adesso tocca al Consiglio europeo, conclude il Premier. Si placcano i toni della sfida con i cosiddetti paesi frugali, Austria, Danimarca, Svezia e Paesi Bassi. Toni conciliatori, quelli usati da Enza Mendola. Non c'è un derby Italia-Olanda, sottolinea il ministro degli affari europei. Si continuerà a discutere, ma non c'è una contrapposizione, solo diverse proposte che fanno bene all'Italia e all'Europa, aggiunge. Il Consiglio di luglio sarà decisivo, dobbiamo essere ambiziosi, come Italia e come Europa. Tutto rimandato quindi al 17 luglio, quando si terrà il prossimo Consiglio UE, a cui dovrebbe finalmente arrivare la firma finale. E adesso rientriamo in Italia. Perché? Perché a rendere più critica la situazione di Lampedusa c'è la quarantena, lo sapete, prevista proprio in questa fase di coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono più di 140 i migranti che sono sbarcati sull'isola, che si sommano agli altri 600 circa delle ultime 48 ore. Tutti questi naturalmente devono rispettare le procedure previste di quarantena e devono essere collocati necessariamente però nello SPRAC, che ormai è al collasso, come ci racconta il prossimo servizio. Quasi 800 migranti arrivati in poco più di 48 ore, imbarcazioni più o meno grandi, più o meno affollate, che bucano ogni controllo e arrivano a Lampedusa e portano sull'orlo del collasso l'unico hotspot dell'isola. Gli ultimi arrivi ieri pomeriggio, 143 persone stipate in tre diverse malmesse navi, soccorse da guardia costiera e guardia di finanza e portati a terra in vista di un nuovo trasbordo. Conte venga a vedere di persona qual è la nostra situazione, dice il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, mentre il governatore Musumeci, in visita sull'isola, chiede al governo centrale di proclamare il prima possibile lo stato di emergenza. Troppi gli arrivi registrati negli ultimi giorni, non solo per la capienza dello spot di Contrada Imbriacola di sole 100 unità in cui ci sono attualmente almeno 300 migranti, ma anche perché da far rispettare ci sono le procedure anti-Covid, la quarantena obbligatoria di 14
10 giorni per chiunque arrivi in Italia via mare. Servono interventi seri contro l'immigrazione clandestina. Salvare vite significa evitare che i barconi partano, dice il vice ministro dell'interno Vito Crimi. Ma mentre si studiano soluzioni, si lavora per trasbordare i migranti arrivati a Lampedusa sulla terraferma, di trasferirli con corse straordinarie di traghetti e di motovedette a Porto Empedocle, dove è ancorato ormai da settimane la nave da crociera su cui sono stati in quarantena prima i migranti sbarcati dalla Sea-Watch e ora quelli salvati dalla Ocean Viking, nave di SOS Mediterranee. E adesso lo sport con il calcio. Nell'atteso scontro tra Juventus e Atalanta, i bianconeri riescono a ribaltare una possibile sconfitta e agguantano il pareggio. Male invece la Lazio che perde con il Sassuolo, vittoria finalmente invece per la Roma contro il Brescia. Vediamo. Il grande sogno dell'Atalanta si è spento all'ultima curva nel momento in cui Cristiano Ronaldo ha realizzato il rigore del definitivo 2-2, spalancando le porte del nono scudetto consecutivo. La Juve a 6 giornate dalla fine ha 8 punti di vantaggio sulla Lazio, 9 sui bergamaschi, 11 sull'Inter che domani sera giocherà con il Torino, un'enormità. Juve-Atalanta è stata una partita splendida, il primo tempo della squadra di Gasperini è da manuale del calcio. Dentro c'è tutto, intensità, possesso palla, organizzazione, dentro c'è la classe del Papu Gomez, suo l'assist che ha proiettato Zapata verso il gol del vantaggio. La Juve ha subito quasi sempre. Come un pugile suonato, più volte al tappeto, per rialzarsi si è aggrappata ai suoi uomini migliori. Dybala nel primo tempo, Ronaldo nella ripresa e soprattutto a due episodi favorevoli. Il primo a inizio ripresa, il gomito di De Ron, un po' largo ma neanche tanto, ha provocato il primo rigore trasformato da Ronaldo. Il secondo episodio sullo scadere, braccio di Muriel e altro rigore, trasformato sempre da Ronaldo. Tra i due penalty l'Atalanta ha avuto la forza di tornare in vantaggio con Malinovskyi, servito da Muriel, entrambi subentrati, a dimostrazione che la squadra di Gasperini non ha solo qualità, ma anche quantità. Il sabato calcistico ha raccontato anche la crisi della Lazio, battuta pure dal Sassuolo, infiacchita dagli infortuni e soprattutto da una condizione fisica inspiegabilmente scadente. Immobile ha smesso di segnare, la difesa si è scoperta fragile, 12 reti subite in appena 6 gare, un'enormità. L'illusione accesa da Luis Alberto è stata spenta da Raspadori al primo gol in A ed ha Caputo nel recupero. Nell'altro anticipo la Roma ha vinto passeggiando sui resti del Brescia che ha un passo dalla B. Seconda vittoria consecutiva, 3 reti che potevano essere di più, ma la notizia più bella per i giallorossi è il ritorno al gol di Zaniolo. La 32esima giornata continuerà oggi, questo è il programma. Genoa Spala alle 17.15, alle 19.30 Cagliari Lecce, Fiorentina Verona, Udinese Sampdoria e il derby emiliano Parma Bologna. La squadra di D'Aversa è da ieri in isolamento perché un membro dello staff medico è risultato positivo. Alle 21.45 c'è Napoli Milan, spettacolo e sentimento, per la prima volta Gattuso gioca contro il suo passato. E allora adesso dal calcio ai motori con la Formula 1. La Ferrari ha clamorosamente fallito nelle qualifiche del Gran Premio di Siria e non basta certo la pioggia per giustificare un sabato davvero da incubo per le rosse. Vediamo. È stata davvero la tempesta perfetta, con tutte le componenti che hanno giocato contro le Ferrari. Su un tracciato già ostico di suo, le novità aerodinamiche non hanno funzionato, il resto l'ha fatto la pioggia, costringendo Vettel e Leclerc ad autentici funambolismi pur di rimanere in pista. Decimo tempo per il tedesco, 14esimo per il monegasco. Andò peggio in tempi recenti soltanto a Silverstone 2014, con Alonso 16esimo e Raikkonen 18esimo. Di fatto è già iniziato il conto alla rovescia in vista dell'Ungheria. Lì si capirà se davvero è il progetto a fare acqua da tutte le parti. Ieri l'acqua è stato il motivo conduttore della giornata, ma a dirla tutta i valori visti non sono poi diversi da quelli attesi. In pratica ad emergere, e non è solo un gioco di parole, sono stati i due grandi delusi del Gran Premio inaugurale. Primo fra tutti Hamilton, che pure ha rischiato grosso sotto il diluvio. Il suo talento però sa farsi strada anche quando il gioco si fa duro. Ecco allora servita la sua pole numero 89. Soltanto lui ne ha conquistata una, almeno, in 14 stagioni. Una in più rispetto a Michael Schumacher. Le ha tentate tutte alle sue spalle Verstappen con la Red Bull. Non si è arreso neanche nell'ultimo giro utile, quando la sua vettura gli ha mandato l'ennesimo avvertimento. Non è comunque lì che ho perso la pole position, ha ammesso con onestà il pilota olandese, che quindi proverà il tutto per tutto allo spegnersi del semaforo rosso. E delle probabili scintille fra Hamilton e Verstappen intende approfittare Carlos Sainz, che in attesa della Ferrari 2021 ha messo nel carniere, ma con la McLaren, la migliore qualifica della sua carriera. Al suo fianco un minaccioso Bottas con la seconda Mercedes.
E allora, sono le 7:47 minuti e 38 secondi in questo momento, il telegiornale finisce qui, adesso subito dopo la pubblicità torna Paolo Sottocorona con le previsioni del tempo e poi c'è il dibattito condotto da Flavia Fratello. A tutti voi grazie per aver scelto la nostra informazione e una buona domenica.